Ma eh, Sono ragazzi eccezionali. Abbiamo costruito un'ottima squadra insieme al mister e anche ad alcuni dirigenti. Abbiamo scelto innanzitutto di prendere giocatori abbastanza educati e corretti, e questo si è dimostrato fino alla fine. E, e poi anche l'aspetto tecnico e tattico. Comunque ci hanno soddisfatto tutti quanti questi ragazzi. Il Grotta ci stava riprovando da tanti anni. Cosa è cambiato quest'anno rispetto alle stagioni precedenti? Ma um, diciamo che um, il primo anno con, uh, con la finale persa con il Casal Nuovo eravamo una matricola neopromossa dalla Prima Categoria e secondo, lì, secondo me lì abbiamo disputato un ottimo campionato. Um, non era nostra intenzione arrivare così in alto, però ci siamo riusciti con la voglia e con il sacrificio. E diciamo che l'anno scorso invece le cose erano diverse. Avevamo puntato a vincere il campionato e ci è andato un po' male perdendo lo spareggio Ottaviano. Quest'anno invece siamo partiti con l'intenzione di evitare i playoff, ci siamo riusciti. Devo dire che il valore aggiunto quest'anno è stata la tranquillità che ha avuto la squadra, eh, perché comunque ha avuto sempre la, nos la nostra mh, disposizione eh, a portare a casa eh, i risultati, ha sempre giocato in modo molto tranquillo e questo è stato l'arma in più, la tranquillità. C'è stato un giocatore che l'ha sorpresa in modo particolare? Questa è un po' la domanda che mi fanno tutti, a me eh, mi hanno tutti quanti sorpreso, dico la verità, perché non posso dire un nome o un altro, eh, hanno giocato tutti ad ottimi livelli, eh, hanno dato tutti il massimo. Non conoscevo um, Antonio Cardore eh, perché l'avevo visto solo nella finale di... L'anno scorso di eccellenza lui militava nella fragolese e devo dire che mi ha impressionato parecchio come calciatore e come persona, ottima, ottima qualità. Mister Di Pasquale resta anche il prossimo anno? Ma il punto principale sicuramente sarà la riconferma di, di Mister Di Pasquale, la vedo, vedo nera senza di lui, quindi partiremo sicuramente da lui. Siete stati in testa dalla prima giornata, c'è stato qualche momento un po' buio durante il campionato oppure eravate tranquilli? Uh, sì, siamo partiti dalla prima giornata fino, a, fino adesso sempre in testa alla classifica migliore attacco, migliore difesa i numeri sono dalla nostra parte devo dire che um, la partita um, il dopo Leoni uh, in cui all'andata abbiamo perso uh, stavamo perdendo in casa anche con la Mariglianese a 7 minuti alla fine, fine ma lì c'è stato perdevamo 3-1 c'è stato proprio il cambiamento uh, abbiamo vinto la partita 4-3 secondo me là è stata la svolta che che un po' prima di, di, di vincere la partita lì abbiamo avuto un po' di paura, ma dopo il risultato acquisito abbiamo capito che era, era il nostro campionato. È una squadra che ha conquistato anche i tifosi? Ah, sicuramente, i tifosi dal primo giorno sono stati con noi, eh, non hanno avuto mai problemi, si sono comportati in modo correttissimo in tutte le partite, in tutte le trasferte. Eh, ogni tifoso ha un suo idolo. Um, i, i, stessi, i, i calciatori hanno un feeling molto particolare con i tifosi e questo è stata una bellissima cosa continuerà a essere il direttore sportivo del grotta o c'è qualche altro incarico per lei in serbo non lo so uh, mancano altre due giornate e quindi uh, spero di, di restare anche l'anno prossimo qui c'è la massima dirigenza e spetta loro decidere presidente lo confermiamo sì, penso di sì, il lavoro, il lavoro che è stato fatto da Tommaso è stato un lavoro eccellente, ha lavorato col gruppo e ha, non solo lui è, è un direttore sportivo ma fa parte della società, è uno che sta con noi, vive con noi la, la, le partite, vive con noi tutta l'intera le sere che è prepartita, quindi è uno che vive, è di famiglia, quindi non solo è riconfermato ma insieme a lui vogliamo migliorarci per l'anno prossimo. Cosa significa questa eccellenza per la comunità di Grotta? È un sogno, un sogno che durava da, da troppi anni, e quindi, è il sogno avverato, avevamo un'ansia tutti di questi risultati, di raggiungere questo obiettivo, e finalmente è arrivato con sacrificio e sudore. Ti dico la verità, quest'anno ci credevo, ci credevo dall'inizio, quando insieme abbiamo costruito questa squadra. E con Tommaso lo dicevamo che avevamo cercato di trovare gli uomini giusti eh, tecnicamente, ma soprattutto le persone corrette che sapessero stare insieme, perché il gruppo è quello che, che vince, eh, al di là del, della questione tattica, che sono bravissimi, ma il gruppo ha fatto la differenza. Appunto, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, qual è stata la forza di questo gruppo anche dietro la scrivanie? Dietro le scrivanie era quello del, dell'unione che c'era tra di noi, tra la società, eh, la comunità, eh, la tifoseria. La tifoseria non solo ci ha sostenuto sui campi, ma anche durante la settimana eh, ci ha spronato, ci ha dato coraggio, eh, quindi ci ha motivato, ha fatto sì che anche per loro dovevamo raggiungere questo obiettivo, soprattutto per loro. C'è un'immagine particolare di questa stagione che si porta nel cuore? Sì, eh, il 4-3 contro la Mariglianese. Eh, ho un video sul cellulare che almeno una volta a settimana mi vado a riguardare. Ho sentito le urla dei, dei bambini e delle persone con i capelli bianchi, delle donne e di tutta la gente che c'era allo stadio. Veramente ho vissuto un momento di emozione. Appunto, si è riscoperto un forte senso di appartenenza? Sì, fortissimo, perché all'inizio ci provi, eh, sei deciso, sei convinto e conti su quel risultato, però hai sempre la paura di non farcela. E quindi domenica dopo domenica, vedendo la gente che partecipava sempre più, nonostante gli impegni, nonostante le domeniche, nonostante il calcio da seguire sua, per televisione, quindi abbiamo visto che la gente si avvicinava sempre di più. E quindi il coraggio veniva sempre più dalla nostra parte. Adesso, quali sono i programmi per il prossimo anno? Allora, intanto ehm, voglio dire che eh, la promozione in eccellenza eh, del Grotta eh, è da accreditare ed è eh, un risultato eh, voluto e raggiunto eh, da noi, tutti, ma soprattutto da Mauro. È lui che praticamente ha fatto i maggiori sforzi per portare la squadra nel massimo campionato regionale. Massimo campionato regionale che per, le tradiz per la tradizione calcistica... Del nostro, della nostra comunità del nostro paese penso che, che è una giusta è una giusta dimensione calcistica e questa ci appartiene ora eh, insieme a Mauro e tutti quanti insieme perché salutiamo anche gli altri amici che eh, ci hanno sostenuto eh, in questa in questa in questa battaglia in questa in questo campionato eh, per il raggiungimento del massimo risultato come eh, eh, l'azienda di trasporti lo chiatto eh, l'azienda di trasporti Porti Grillo piuttosto che eh, Mulini Scoppettuoli, insomma, tutta una serie di, di amici, di imprenditori che, che ci, hanno, ci hanno sostenuto e, e hanno fatto sì che Grotta potesse ehm, partecipare per quest'anno calcistico 2019-2020 nel massi, nella massima categoria eh, regionale. Ehm, è chiaro che eh, andare oltre. Questa categoria sarebbe un sogno e sarebbe una cosa praticamente che farebbe, farebbe impazzire prima, prima noi e poi farebbe impazzire tutta la, tutta, tutta, tutta la comunità, però eh, con Mauro e con Tommaso e con gli altri amici ci siamo posti ehm, come obiettivo non quello del raggiungimento del risultato, ma quantomeno noi ci proviamo. Quindi, eh. quindi si sogna la serie D. Perfetto. Il sogno continua, quindi sì, infatti questo è quello che ci proviamo. Allestiremo una squadra di tutto rispetto, uh, ovviamente uh, ringraziando uh, tutti i ragazzi che uh, hanno fatto sì che questo risultato noi lo raggiungessimo per la promozione in, in Eccellenza come diceva il direttore tecnico Tommaso eh, vogliamo, ringrazio tutti i ragazzi calciatori dal più piccolo al più grande tutti i tesserati del dell'est di grotta eh, 1984 eh, bisogna ringraziare anche perché Portare una squadra a vincere un campionato, ci sta la parte economica ed è importante perché Mauro è quello che, ha, fatto, insomma, quello che ha consentito in termini economici. Però c'è tutta un'organizzazione, una manovalanza dietro a partire da, da, da Stanislao Graziano che è un, un nostro concittadino in pensione che è, ha lavorato tutto il campionato negli spogliatoi per i palloni. Per portare l'acqua ai ragazzi, insomma voglio dire si è messo in moto un meccanismo impressionante e quindi per questo meccanismo e per tutte le persone coinvolte, per quello che si è creato nella, nella nostra comunità, è giusto che si sia raggiunto questo obiettivo e si inizi a sognare qualcosina in più. C'è la speranza che Grutta sia ancora più partecipe? Io penso di sì, perché il lavoro che dovremo fare con, con Mauro e con gli altri amici sarà sicuramente quello di coinvolgere ancora di più un maggior numero di amici, di imprenditori, per far sì che insomma, la cosa diventi più, eh, dire, più, eh, più voluminosa possibile in termini di, di, in termini di partecipazione. Ci impegneremo anche a far sì che qualche intervento sulla struttura sportiva faccia in modo che si migliori la, 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 la struttura per per far sì che, poiché ospiteremo grandi società, Battipagliese piuttosto che Scafatese, piuttosto che Amalfi, voglio dire è giusto che noi diamo un po' un look migliore anche alla struttura sportiva. Quindi c'è la volontà anche di lavorare sullo stadio? Perfetto, sicuramente questo c'è.